Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ecco, mi sembrava troppo poco il fuoco che teniamo attorno, che ci voleva altro fuoco, pure quello dell'incenso. Ecco, purtroppo questa giornata è così. Non sapevamo se celebrare la messa dentro, fuori, poi chissà, forse verrà più gente, mi dicevo non è venuto. E quindi il numero dentro sapete che esiguo, no? E quindi ecco, ci troviamo qui. Ma Sant'Antonio premia noi coraggiosi stasera, perché abbiamo affrontato il caldo, siamo usciti di casa, perché crediamo in quello che facciamo, no? Nella sua presenza amica, di amico e fratello maggiore che ci vuole guidare stasera, anche grazie alle parole di Gesù, ci vuole guidare nel cammino di fede, aiutarci a farci capire che è possibile seguire Gesù ed è anche molto bello. Questo ci testimonia Sant'Antonio. Allora chiediamo il suo aiuto e soprattutto cerchiamo di guardare dentro noi stessi, di capire il bisogno che abbiamo di Dio, fame e sete di Dio, e soprattutto il bisogno che abbiamo del suo perdono, della sua parola che ci sana, che ci guarisce nel profondo, che ci perdona e ci rende capaci di ascoltare, no? Quindi di saper ascoltare di più il Signore e di poterlo seguire. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Tu Signore Gesù Cristo, Tu Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Giorni Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi. Ecco, e gli disse: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Santa e credete come buona, Signore. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni paura mi ha liberato. Santa e credete come buona, Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesi. Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiono da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo? Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. È il pane che io darò, è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Immagine della scrittura, della parola che abbiamo ascoltato stasera, un fatto, no? Un evento, che possiamo farlo diventare una sorta di quadretto, cioè un'icona, no? Un'immagine da portare sempre con noi, che in un certo senso riassume tutto quello che il Signore ci ha detto stasera, ma poi riguarda anche tutto il cammino della nostra vita, non solo le parole di questa sera, ma riguarda la nostra vita intera. Abbiamo ascoltato nella prima lettura
Elia, questo profeta, vissuto nell'ottavo 800 anni, nono secolo, avanti Cristo, che per un problema suo, no, perché era rimasto l'unico profeta nella zona nord di Israele, era perseguitato dal re e la regina del tempo per la vita. Quindi esce da Israele, va verso quel Medio Oriente, verso la penisola araba. Tanto non sono migliore, io degli altri, no? Perché il Signore gli aveva affidato questo compito di essere testimone. Danno sotto il fresco di alcuni cespugli e lo sveglia un angelo e gli dice, e trova una focaccia dell'acqua e gli dice, mangia. Il nostro cammino a volte incrocia altre strade di qualcun altro, no? E troviamo gioie, troviamo dolori, sofferenze, troviamo momenti, tutti quanti noi, tutti proviamo la stessa cosa. Mangia, hai bisogno di questo cibo perché il cammino è lungo. Questa veramente è molto bella, un'esperienza molto bella di Dio, ma capisce che quel viaggio non è niente, è vero viaggio. Perché è un simbolo delle parole di oggi? Perché ci fa capire che non ha bisogno di cibo per fare quel cammino, ma tutti quanti noi abbiamo bisogno di un cibo, di pane, che nutre una fame. Perché non abbiamo, come dice, una fame sola. Abbiamo bisogno del cibo perché quando abbiamo fame, abbiamo fame e basta. Di qualcosa che non è necessario, no? Non del cibo che gente non ha. Di qualcosa di sprezioso, di particolare. Forse la curiosità, il desiderio di qualcosa di diverso. Abbiamo fame di tante cose, fame di senso, ma persino che diventa quel cibo, tra virgolette, no? È costituito anche da altre cose. Uno con le cose necessarie, ma anche l'accessorio, ma anche la cosa di perché non serve, che non abbiamo, dimentichiamo, una fame o tanti di fame. E vogliamo andare a vedere quel posto, ecco, cerchiamo di nutrire i nostri bisogni, c'è cioè tanti tipi di fame che abbiamo dentro, con tante cose diverse. A volte cerchiamo di riempire anche un po' di vuoto che sentiamo dentro, un po' di insoddisfazione, con tante cose. I lontani pesci, e lo cercavano per farlo una sorta di rete alla pesca, no? Mi cercate perché non perché avete capito qualcosa che volevo dire, ma perché avete mangiato quel pane che siete mangiati. E ci sono io quel pane che viene dal cielo. E quella pagina di oggi comincerà a dire, ma chi è questo? È la via che non capiscono questo discorso che mi viene dal cielo, anche se è uomo, no? Perché è nato da Maria. Amen. È automatico per noi il discorso quando parliamo di Gesù, pane di vita, no? Subito parliamo dell'Eucaristia, cioè subito riporta la parola. Gesù ci fa capire che dobbiamo sentire questa fame, dobbiamo sentire il bisogno di Dio, dobbiamo capirlo e conoscerlo. Dobbiamo con l'aiuto di Dio, con l'aiuto di Dio Padre, compiere questo cammino di fede, lasciarci trasmare, guidare. Gesù dice che il Padre ci attrae, ci affascina. Dobbiamo lasciarci affascinare e attrarre. Da fare. Solo allora capiremo l'importanza, il valore, la grandezza di Gesù che si fa il nostro cibo, che si fa pane per noi, che ci dà, perché così possiamo accostarci a Gesù veramente, ascoltando il Padre e lasciandoci dare a lui. Sia lodato Gesù Cristo. Diamo la nostra fede, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo. Cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. Per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti,
suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e che proviene dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Signore della Chiesa, vive il Signore, la Chiesa vive dell'Eucarestia. Aiutala sempre più con la forza del tuo amore a riscoprire questo bene sommo che ci nutre per la vita eterna. Preghiamo. Signore, Padre mio, ascoltaci. Signore, coloro che ci governano hanno bisogno del sostegno della nostra preghiera. Non privarli mai della tua luce, perché la tua carità risplenda nelle loro decisioni. Preghiamo. Signore, Padre mio, ascoltaci. Signore, nostra guida nel cammino della comunità, aiutala a essere comunità eucaristica che ti rende grazia nell'incontro domenicale con la tua parola e il tuo corpo. Preghiamo. Signore, Padre mio, ascoltaci. Al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo il Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santo, santo, santo è Signore Dio.
prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo chiese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo anche domani sera, anche quindi diciamo alle 18, così anche se posticipiamo un quarto d'ora, perché tra questi anni mi è avanti e dietro, questi mesi di malattia, eccetera, eravamo insicuri se potevamo fare o no la processione, no? Allora, quindi abbiamo detto invece di posticipare alle 19, un orario più tardi, poi si potrà fare la processione, poi sarà troppo tardi, no? Allora mettiamo l'orario solito, alle 18, invece non era 18, era 18 perché è l'orario solito, quindi purtroppo quest'anno è andata così, no? Quindi domani alle 18 ci vediamo, quindi 15 minuti come stasera, li posticipiamo un po'. E poi ricordo ancora il 10 alle 20:30 alla piazza Roma, quindi faremo questo momento di adorazione, no? In cui ci vogliamo un po' ritrovare, riconoscere come comunità. Termino con una preghiera a Sant'Antonio, che vi unite a me, no? La recito singolarmente, ma vi unite anche voi come sera. Queste parole le stesse leggendo ciascuno di voi. Ricordati, o caro Sant'Antonio, che tu hai sempre aiutato e consolato chiunque ricorso a te nelle sue necessità, animato la grande confidenza e la certezza di non pregare in vano. Anch'io ricorro a te, che sei così ricco di meriti davanti al Signore. Non rifiutare la mia preghiera, ma fa che essa giunga con la tua intercessione al trono di Dio. Vieni, mio soccorso, nella presente necessità, e ottienimi la grazia che ardentemente imploro, se per il bene dell'anima mia. Benedici il mio lavoro, la mia famiglia, tieni lontane da essa le malattie e i pericoli dell'anima e del corpo. Fa che nell'ora del dolore e della prova io possa rimanere forte nella fede e nell'amore di Dio. Amen. Riceviamo la benedizione. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Sant'Antonio vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Porta il nome di Antonio Antonietta, ma non sappiamo se c'è. No.